È di 29 feriti ricoverati in diversi ospedali della capitale il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in via Cassia, dove un autobus della linea 301 dell'ATAC si è schiantato contro un albero. 9 i codici rossi, ma nessuno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute 12 ambulanze che hanno trasportato i feriti tra il Policlinico Gemelli, il San Filippo Neri, il Sant'Andrea, il Villa San Pietro e il Fate Bene Fratelli. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. L'ATAC ha avviato un'indagine interna. Ha preso il via questa mattina in Cassazione la maxi udienza per il processo Mafia Capitale, scaturito dall'indagine Mondo di Mezzo avviata nel 2010 dalla Procura di Roma. A presentare ricorso in Cassazione 32 dei 43 originari imputati. Su tutti l'ex banda della Magliana, Massimo Carminati, considerato il dominus della rete di affari, e con lui Salvatore Buzzi, passato alle cronache come il RAS delle cooperative romane. Si sono costituite parti civili il Ministero dell'Interno, Roma Capitale, la Regione Lazio, l'ente EUR SPA, l'Unione Regionale del PD Lazio e Libera. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti hanno dato il via questa mattina alla bonifica della Valle del Sacco, a 7 mesi di distanza dall'accordo che entrambi avevano sottoscritto a marzo nella prefettura di Frosinone. L'intervento prevede la rimozione di 157.000 metri cubi di terra e rifiuti contaminati, che saranno confinati in apposite baie, in attesa dell'impermeabilizzazione del terreno, dove poi saranno ricollocati e ricoperti. Vista la dimensione dell'area e la valenza storica di questo sito, oggi è una giornata storica, ha commentato Zingaretti. Qual è lo spazio della spiritualità nell'arte? Per rispondere a questa domanda il Maxi ha riunito 19 artisti di spicco, dando vita alla mostra della materia spirituale dell'arte, voluta da Giovanna Melandri. La presidente della fondazione del Maxi ha inaugurato l'opera di arte partecipativa di Yoko Ono, 3 barche da pesca in legno all'interno di una stanza bianca, da colorare a piacimento dai visitatori. In mostra anche 17 reperti archeologici etruschi e romani, provenienti dai musei vaticani, dal Museo Nazionale Romano, dal Museo Etrusco di Villa Giulia e dai Musei Capitolini. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.